L'undicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta giovedì 15 luglio in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che nell'anno della pandemia si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, con un occhio sempre attento all'innovazione e alla leadership. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Avvocato dell'anno, boutique di eccellenza diritto penale d'impresa. E il premio va a Michela Vecchi, avvocato Michela Vecchi Studio Legale, che abbiamo visto. Sì, l'abbiamo sentita poco fa, ascoltata poco fa nel nostro CEO Summit con l'esperienza, e quindi giustamente la rivogliamo sul palco per il premio. La motivazione questa volta la lasciamo a te, Giacomo. Per l'abilità nelle strategie difensive e le notevoli capacità dibattimentali, per la preparazione e l'impegno con cui si occupa di tutte le problematiche attinenti il diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale d'impresa, dimostrando una profonda conoscenza della materia e indiscussa professionalità. Ecco l'avvocato Michela Vecchi, buonasera e bentrovata. Perché... Eccola, sì, è un piacere riospitarla sul palco, che in realtà adesso diventa suo, perché quando ritirano il premio, a tutti gli effetti diventano proprietari del palco. Avvocato, complimenti. Complimenti. Prego, venga qua centrale per le foto, certo. Non creda di scappare così presto dal palco. Lì da sola, proprio da sola lei centrale. Guardi, avvocato, così giustamente la immortaliamo con il premio. Complimenti, avvocato dell'anno, boutique di eccellenza diritto penale d'impresa. E complimenti. Complimenti ancora. Siamo in compagnia dell'avvocato Michela Vecchi, founder dello studio legale Avvocato Michela Vecchi. Buonasera e benvenuta. Buonasera a voi. Ecco, le chiedo anzitutto quali sono le principali caratteristiche del suo studio e che cosa vi differenzia particolarmente. Beh, direi ecletticità e dinamismo sono le caratteristiche a cui io tengo di più. Risposte giuridiche precise, studio matto e disperatissimo della causa e rapporto molto forte con il cliente, perché il cliente deve sentirsi assistito a 360 gradi ed è fondamentale per portare all'attenzione del giudice le sue ragioni. In tutti questi anni di professione il dinamismo direi che è la caratteristica che mi ha contraddistinto e che ha contraddistinto i miei collaboratori di più, sotto due profili. Lo studio delle questioni giuridiche, che deve essere sempre all'avanguardia, perché non ci si può permettere la benché minima sbavatura, e anzi bisogna aiutare i giudici ad adottare soluzioni di avanguardia, e il rapporto col cliente, che deve essere elettivo e privilegiato. Ecco, le chiedo quali sono i processi più importanti che ha sostenuto e vinto in questo anno. Questo anno per me è stato un anno di grandissima soddisfazione professionale. Ho vinto almeno 4 processi molto molto importanti, nel primo dei quali ho assistito gli azionisti di una multinazionale farmaceutica, i quali erano chiamati a rispondere di gravissimi reati, frode fiscale, riciclaggio. Ed è stata una battaglia durissima perché io, insieme a un pool di colleghi eccellenti, abbiamo assunto la difesa in appello e poi in Cassazione e abbiamo ottenuto una vittoria assoluta di fronte a un esito di primo grado che era andato male, e abbiamo ottenuto anche il dissequestro di una somma importante, perché si aggira sul miliardo di lire, di euro, mi perdoni, sul miliardo di euro. È stato uno studio difficilissimo perché le questioni giuridiche e fattuali che abbiamo dovuto affrontare sono state veramente complicate, una delle quali è se lo scudo fiscale potesse costituire riciclaggio. Dopodiché, e questa è stata la mia soddisfazione più importante, anche perché abbiamo combattuto veramente tanti anni. La seconda soddisfazione professionale è stata una vicenda cautelare, dove erano stati sequestrati i computer e i cellulari nell'ambito di una famosissima inchiesta sulla fondazione di un partito politico
di note personalità che avevano finanziato a titolo personale la fondazione, che si è conclusa con una vittoria in Cassazione assoluta e con una sentenza che ha fatto e sta facendo stato sull'argomento dei sequestri dei telefoni cellulari. Poi c'è stata una bancarotta vinta in primo grado, molto molto importante, perché cifre anche lì importanti, eravamo sui 30 milioni di euro, ma riguardava i terreni del villaggio Vodafone, quindi insomma, una vicenda anche quella che mi ha dato soddisfazione. E poi devo dire, al di fuori del diritto penale d'impresa, che è la mia materia elettiva, ho assistito anche un magistrato in una vicenda disciplinare molto molto complicata, che vedeva circa 20 addebiti disciplinari con questioni di costituzionalità molto complicate, e abbiamo avuto vittoria assoluta, quindi sono molto felice quest'anno. Un ottimo 2021, le chiedo a questo punto, per quanto riguarda il futuro, le prossime sfide. Continuare a dare tutto quello che lo studio può dare, con abnegazione assoluta, dedizione assoluta e amore assoluto verso questo mestiere, perché ancora ne abbiamo tanto di amore verso questo mestiere. E quindi, se non c'è passione, non si può studiare bene e non si può garantire quella sicurezza che il cliente ha il diritto di avere quando si rivolge a un avvocato.